Sono i genitori di Marinette, una mia compagna di scuola. Sì, li conosco. Preparano il pane migliore di tutta Parigi. Certo, avresti potuto vestirti un po' meglio, non credi? L'ho fatto, papà. Mi sono tolta il cappello. Ma questo è un giorno molto speciale. Ma dai, è solo un compleanno. No, questo è un compleanno speciale. Questo gioiello di famiglia è stato fatto da uno dei nostri antenati molti, molti anni fa. Viene tramandato di generazione in generazione al 15° compleanno e oggi è il tuo turno a ereditarlo. Sei gentile, papà, ma ne ho già uno sincronizzato con il mio smartphone. Sai, a volte le cose non sono ciò che sembrano, Alex. Diciamo che il nostro avo era... molto avanti con i tempi. Wow! Ovviamente capirò se mi dirai che preferisci che ti regali dei nuovi pattini. No, papà, sono felicissima di averlo, è fantastico, grazie! I tuoi amici ti stanno aspettando? Sì, ma non voglio lasciarti qui da solo, non fa niente. No, no, vai pure. Mi raccomando, trattalo con molta cura. Sì. Sei pronto, papà? Sì, più o meno, penso di sì. Divertitevi alla giornata genitori e figli. La mia giornata ha inizio alle 4 del mattino, visto che il mio forno apre alle 7. Si potrebbe pensare che la vita di un fornaio sia monotona, perché si preparano sempre gli stessi pani e dolci. Invece ogni giorno è diverso. Mi è capitata l'ordinazione di una torta a forma di Torre Eiffel e poi un centinaio... Risponde la segreteria telefonica di Gabriella Grest. Lasciate un messaggio. Ciao papà, sono io. Oggi a scuola è la giornata genitori e figli, ricordi? Dovevi venire anche tu. Puoi richiamarmi? Tutto bene, Adrien? Sì, non preoccuparti, ci sono abituato. Mia figlia Marinette sta per distribuire dei croissant appena sfornati. Grazie, signor Dupin. Diamo ora la parola alla madre di Alia, chef al ristorante delle Grand Paris, l'hotel del nostro sindaco, il signor Bourgeois. Oh, è magnifico! Ehi, hey, guardare e non toccare! Chloe, mettilo via! Rischi di perderlo o che te lo rubino! Mi chiedo quanti croissant dovrebbe vendere tuo padre per permettersi un bracciale simile. Ma che dico, dovrebbe vendere l'intero forno? Visto che sei così ricca, non ti servono croissant gratuiti. Tutta invidia. Come on. Ok. Non è Camembert. Ma ha un aspetto magnifico. Adoro questo riflesso. Mi dispiace, non avevo tempo di cucinare. Ma forse il signor Bourgeois può invitarvi tutti a pranzo in hotel. Oh, sei proprio un disastro. Perché non guardi dove metti i piedi? Ora è il turno del padre di Sabrina, che fa il poliziotto. Vi presento l'agente Roger. Sono nelle forze dell'ordine da 15 anni e il mio motto è che un cittadino è presunto innocente fino a prova contraria. Marinette, c'è qualcuno per te? Sì, arrivo! Marinette e io parteciperemo al torneo Ultimate Mecha Strike 3. Oh, davvero? Bisogna dire che si è allenata con il migliore. Tom al joystick è uno spettacolo. Marinette non ci aveva mai parlato di questo torneo. Abbiamo appena passato le selezioni. Allora giocherete in coppia, eh? Non mi stupisce, lo sai, Marinette ci parla spesso di te. Oh? Mamma! Vieni, Adrien, sali. Scusatemi. Oh. A volte cosa? Come va? Tutto bene? Vi ho portato questi nel caso aveste voglia di uno spuntino. No, grazie, papà. Ci stiamo allenando. Bene, chiamatemi se volete conoscere i miei trucchi. Sono super forte. Grazie, ma no, grazie, papà. A volte i miei genitori sono un pochino invadenti. Dove eravamo rimasti? Sei fantastica, Marinette. Giocherai meglio da sola. Non valgo nulla in confronto a te. No, tu sei una cannonata. Insomma, sono io che non sono molto brava, voglio dire. Io sono fortunata, tutto qui. Volete dei biscotti? Appena usciti dal forno. Papà, stiamo provando ad allenarci. In effetti, sai una cosa? Ho un piccolo segreto.
Ecco perché vinco. Mi prendi in giro adesso? Prendilo e prova a giocare. Che ne dite di un delizioso sformato di salmone e spinaci? Poi mi direte quant'era buono! Ehi, Marinette, non sarebbe male fare una piccola pausa? In punizione? Per che cosa? Lascia che ti rinfreschi la memoria, Marinette. Lunedì mattina, assenza in educazione fisica. Ero in aula studio. Venerdì pomeriggio, assenza in aula studio. Ero in educazione fisica. Non sei mai dove dovresti essere, Marinette. L'unico modo per sapere dove sei è tenerti qui in punizione. Ma ero stata invitata! Nino è mio amico, contava su di me! Allora, la sfida che i telespettatori hanno scelto per te è... fare in modo che il sindaco di Parigi, André Bourgeois, balli! Grazie per aver accettato di giocare con noi. Quante chance ha Nino stasera? Zero, a me non piace ballare. L'ultima volta che ho messo piede su una pista da ballo avevo 20 anni. So che Nino è tuo amico, ma finché le tue assenze ingiustificate continueranno, tu dovrai restare a casa. Fantastico. Come si chiama lo spettacolo, signora Prel? È così. Si chiama Le straordinarie avventure del Mimo, con la partecipazione del più talentuoso e affascinante di tutti gli attori. E Mimi? Oh, aspetta, Milena. Il mio papà! Un bel applauso per Fred Prel! Tante grazie. Grazie, Milena. Beh, congratulazioni. Sua figlia sembra molto fiera di lei. Manca solo il cappello e poi posso salutare il pubblico. Eccolo. Grazie, Marinette. Mi hai fatto un favore enorme. Oh, devo ammettere che Milen non sbagliava sul suo talento. La ringrazio, signora. Ho riparato lo strappo e ho cucito una tasca all'interno come mi ha chiesto. Hai fatto uno splendido lavoro. Grazie a te potrò portare sempre con me il mio portafortuna. Una foto della mia adorata figlia. Oh, papà! Buongiorno, Josiane! Allora, Fred, dove sei? A recuperare il mio cappello. Mi sto innervosendo. Sì, stai tranquilla. Vi raggiungo a Place du Chalet. Arrivo subito. Era Josiane, la regista. La prima la rende sempre nervosa. Meglio non farla aspettare. Vado, tesoro. Appuntamento stasera alla Torre Eiffel. Non vediamo l'ora. Ti adoro, papà.